tutti ragazzi, benvenuti su una Metti in Mars. Allora, come potete vedere, siamo su End of Fate 2, che è uscito praticamente ieri l'altro, credo. Allora, questo è un gioco indie GDR di carte, poi c'è anche una parte sia di carte che di avventura proprio con il personaggio. Allora, questo è un gioco che io sto seguendo da molto tempo, perché io mi volevo prendere già da tanto tempo End of Fate, il primo. Poi per una cosa e per un'altra non l'ho mai comprato. Quando lo stavo per comprare con gli sconti c'era in programmazione il 2, quindi mi sono detto inutile andare a prendere l'1, se poi tra poco, magari tra 4-5 mesi esce il 2. Infatti oggi è uscito il 2, me lo sono preso subito, lo trovate su Steam a 25€ con uno sconto credo del 10% invece che 27, che per un gioco del genere, anche se ancora non ci sono recensioni, ce n'è una sola credo in italiano, e ne ha parlato bene, però va visto. Comunque io credo che sia proprio un bel gioco, andiamo a vederlo. Your memories are fading even now, gone to form the soul of the game we play. These pieces are new, as are the stakes. Life, death, and vengeance. We must ride, for time is short, and you have much to learn. Make your first choice, and let us set these wheels in motion once more. Quindi qui possiamo scegliere uomo o donna. Sicuramente qualche novità in più l'hanno messa. Scegliamo l'uomo. These cards represent your history and our game. We know where they end, for you are here. Therefore, these cards must guide you to my side. Let us see what the journey holds. Il matto. The fool steps into nothingness, because they know no better. In the same way, you must step into the void. You are a blank slate, and together we will write your history. Ah, ragazzi, questo è un gioco, per chi non lo conoscesse, ma penso che comunque è abbastanza famoso questo gioco. È un gioco GDR, perché c'è anche la parte di comunque sviluppo del personaggio, upgrade del personaggio, poi c'è una parte di combattimento vero e proprio e la parte anche di carte. Infatti è un GDR indie con la sezione a carte, come stiamo vedendo, e quindi andiamo ad esplorarlo un po'. Imboscata nella foresta, cominciamo bene. Hai percorso molti metri in questa foresta alla ricerca dell'aria che ti hanno derubato, quindi ci hanno derubato di qualcosa, nonostante la stanchezza e la fame, tutte le intenzioni di recuperare l'amuleto di tuo padre. Quindi ci hanno rubato l'amuleto di nostro padre. Mi ricorda un pochino, anche se non c'entra niente con questo gioco, Punch Club, che lui combatteva per cercare il medaglione di suo padre, insomma, più o meno. Allora, finalmente riesce a scorgere i ladri intenti a tagliare un grosso albero di scudi. Allora, avvicinati per origliare e mantenere distanza. Io mi avvicino perché sono curioso. Every element of the game has been improved, even those that seem at first glance familiar. Do not worry, you will soon understand the nuances. Qui abbiamo la classica scelta delle quattro carte che c'era anche nel primo, con tre eventi positivi e uno negativo. Io sono molto fortunato. Insinuandoti più avanti, ascolta il leader il partire degli ordini. È semplice, dice. Gli idioti camminano lungo la strada. Voi spingete l'albero e sbucate fuori. Saranno troppo impauriti per combattere, così diventeremo ricchi. Perché non sbuchiamo fuori, li accoltelliamo, rimbecca uno. Interviene un'altra figura incappucciata. Già, i cadaveri non saranno neanche difendersi.
La frustrazione aumenta nella voce del leader. All'impero non importa se i contadini perdono qualche germoglio, ma basta un cadavere sulla sala regale e men che non si dica il posto pullulerà di soldati. Non abbiamo bisogno di questo tipo di rogne. Ora, silenzio, arrivano. Quindi diciamo che gli altri sono un pochino più violenti, questo imbroglione sembrerebbe un pochino più, insomma, meno aggressivo. Vedi presso un gruppo di contadini che sbucano da dietro l'angolo mentre trasportano le proprie merci al mercato o al mercato. I ladri fanno cadere l'albero sul sentiero dove si trovano alcuni contadini inconsapevoli e, impugnando le armi, sbucano fuori. Consegnateci tutto il cibo che avete! Balza fuori in difesa dei contadini, offri il tuo aiuto ai contadini, ma ad un prezzo, aiuta i ladri con la loro estorsione. Allora, qui mi sembra un po' diverso dal primo, se non mi sbaglio, che poi il primo non è che gli ho dato un'occhiata, non l'ho giocato proprio. Mi sembra che il primo non avesse questa decisione tra bene o male, perché mi ricordo qualcosa di decisionale avevamo anche nel primo, però non totalmente, cioè questa decisione totalmente che diciamo verte verso il male. Io direi che balzo fuori e aiuto i contadini. Estrai l'arma abilmente, quindi andiamo nell'inventario. Qui sono le nostre armi, equipaggiato, colpo critico, arrugginito, a una mano. Esamino. Allora, colpo critico, estrai, esegui un colpo potente che causa 225 di danno dopo 9 colpi con un singolo bersaglio si è attivato. Arrugginito questo oggetto, arrugginito non può essere venuto scambiato. A una mano, chiaramente puoi avere lo scudo a una mano. Ok, poi non può, scudo arrugginito, arrugginito, difendi, blocca, ok. Poi questo abito comune, un abito comune e un cappuccio comune. Ok, quindi le armi abbiamo solamente queste. Beh, dice la voce di ragazzi, pensateci voi, ci vediamo quando avete finito. Questo è un po' impara, eh? Intermezzo qua, questo è il combattimento comunque migliorato graficamente, ragazzi. Violenza fine a se stesse, forti solo per denaro. I ladri attaccano spesso e possono schivare gli attacchi semplici rendendo le armi pesanti meno efficaci. Abbiamo la spada, quindi va bene. Stiamo anche con i contadini, quindi se non mi ricordo male il primo eravamo sempre da soli, qui hanno aggiunto anche l'aiuto, diciamo, di chi difendiamo in battaglia, quindi è molto molto carino. Allora, rompi blocco, schiva, abilità arma, mossa finale, attacca e difendi. Ok, quindi mossa finale, lo space, schiva, rompi blocco, attacca e difendi. Allora, io ho schivata. Ok, come il primo praticamente, che anche se di grafica mi sembra migliorata. Poi magari voi se ci avete giocato sicuramente più di me al primo vedete. Aio, ah, io lo stavo minando, ma ho colpito. Aio, ah, io, ma una schivata. Ah, ok, abbiamo anche il colpo finale, perché è la fatality. Bella anche questo intermezzo qua, mi piace questo caricamento. I contadini frugano nei propri zaini alla ricerca di qualcosa per mostrare la propria gratitudine. Grazie avventuriero, sono sicuro che si sarebbero prese anche le nostre vite oltre al cibo. Sono convinto pure io. 7 di cibo, che non fa mai male, 5 di cibo e basta. Vabbè. Allora, qui è vero che abbiamo la vita, questa è la vita comune di tutte le battaglie, quindi diciamo che non è che si ricarica ogni battaglia, quindi è complessiva.
Abbiamo 17 di cibo che, se non mi ricordo, io nel primo consumavo parecchio cibo, quindi qui conviene sempre averne tanto. Se non abbiamo, cominciamo a perdere vita, e poi le monete, perché poi ci sono i commercianti e tanto altro. Allora, ti fiondi sul cibo con un sospiro, riempiendoti la bocca di pane per placare la tua fame. Sì, poi il cibo dovrebbe anche recuperare punti vita, se non mi sbaglio. Infatti, a recuperare qualcosina. La tua soddisfazione dura solo un momento prima di renderti conto che l'amuleto di tuo padre non è presente nel mortino e consuma uno di cibo. L'amuleto deve essere ancora nelle mani del leader. Ti metti in mancia con la determinazione di trovarlo. Ok, qui con la pedina, le carte come nel primo, che va avanti. Mentre ti stai guardando un momento accanto al fuoco, noti una sagoma avvicinarsi al tuo accampamento. Quella che da lontano ti sembrava una bella fanciulla, porcellone, alla luce un goblin malamente camuffato, ecco. Una pelliccia di volpe sudicia funge la parrucca sgangherata, il goblin ti fa l'occhialeno con i suoi occhi rossi selvaggi. Verso una bontà. Ho vagato per ore nel tentativo di trovarti, po' frufru. Dobbiamo sbrigarci se vuoi avere la speranza di aggiungere tutte le persone sulla mia lista prima dell'alba. Praticamente è il mangiolio dell'antichità. Il goblin fa cadere un sacco dalle spalle. Dal mio sacco posso far apparire quel che il tuo cuore desidera. La voce del goblin si interrompe mentre esamina il sacco. Beh, potrei farlo se solo non ci fosse un enorme maledetto buco. Il goblin infila la testa nel sacco premendo il naso lungo lo squarcio. Si passa al piano successivo allora. Il goblin tira fuori i suoi ultimi due gingilli. In che senso? Ti posso donare vigore o forza vitale, quale preferisci? Ah, ma quindi un'arma mi dà. Allora abbiamo o l'ascia, credo sia due mani, o lo scudo o la spada. Io direi la spada. Mi levo quella arrugginita, non sarebbe male. 250 dopo 10 colpi. Uomini del nord infligge 125 danno per cento. Aspetta, l'ha preso uguale. Una scelta saggia, ora dovrei andare. Devo far visita a molte altre persone prima di potermi riposare. Il goblin fugge via nella notte con la parrucca di volpe che sventola la brezza della sera. Puoi cambiare l'equipaggiamento dall'inventario. Allora, se faccio così, ok, sicuramente meglio di quello che avevo io. Quindi adesso noi possiamo avanzare, giusto? Posso avanzare? No. Bugia. Scopre il leader. Ah, ecco, così avanza. This card has a token. Can you find it? Allora, qui abbiamo una moneta. Dobbiamo cercare di prenderla perché credo che praticamente ci dia dei premi. Viaggio attraverso una foresta e viene interrotto da un bambino ficcano. Stai cercando il popolo della foresta? Lo zio dice che una volta camminavamo per questi moschi regalando loni. Voglio trovarne uno e chiedergli una tonta limone. Mentre scappa via per andare a sbirciare sotto un tronco, nelle vicinanze il bambino urla: ricordati, se incontri il popolo della foresta, fatti dare una torta al limone per me. Nell'altra direzione si sente una canzone angosciante nell'aria e cerchi di capire da dove provenga. Ok, le solite 4 carte. Un fallimento. Segui la canzone attraverso il boschetto e il torrente finché non trovi una radura aperta bagnata dal sole dorato. Trovi una donna in là con l'età, ma se mi va sempre male. O il goblin travestito da donna o la vecchia, mai una a modo. In una posizione contratta come rami di una foresta. Sono passati 12 mesi dall'ultima volta che ho ricevuto un visitatore. Parla sommessamente, anche se nelle tue orecchie la sua voce rimbomba. Puoi venire a trovarmi quando ne hai bisogno, ma non ti conosco io. This is yours now. Even if you lose the challenge, la monetina l'ho presa.
Ok, io ho guadagnato il gettone, però non mi fa vedere cos'è. Quindi andiamo alla prossima. Nothing could be more fitting now than meeting the mage who started. Un percorso fatto di alberi caduti e contadini colti. Un percorso fatto di alberi caduti e contadini coinvolti ti conduce nuovamente ai ladri che hanno rubato il tuo amuleto. I banditi circondano il vecchio capo, estraendo le armi. Sembra che la loro lotta intestina, interna sarà, sia solo peggiorata. Ok, che intestina. Quindi è di nuovo l'imbroglione con altri banditi ancora? Davvero ragazzi, ognuno riceverà la quota equa che gli spetta. La violenza non è necessaria, prora il capo dei banditi. Quindi è il solito di prima. Chi ha mai sentito parlare di un ladro che discute di quote eque? Sbraita uno. Ti presenti qui e ci comandi a bacchetta. Abbiamo malapena accoltellato qualcuno. Sono passati giorni da quando ho accoltellato qualcuno. Giorni! Si lamenta un altro. Ma il leader nota che ti stai avvicinando e ti fa un cenno con la mano. Per quanto mi piacerebbe continuare questa discussione su spartizione di bottini e accoltellamenti, temo di avere degli affari urgenti da spiegare con il mio solitale qua. Non appena ti saluta, mormora. Lasciami vivere e ti ricompenserò con un mucchio d'oro per il disturbo. Digli che l'oro non può sostituire l'amuleto che ha rubato. Digli che pagherà con il sangue il furto che ha commesso. Vabbè, gli dico che cerco l'amuleto praticamente. Il leader alza un dito. Prima regola di una trattativa: non lasciar mai trapelare quello che vuoi. Uccidi questi briganti, io sarò lieto di renderti il tuo amuleto. Ma io non capisco, lui stacco quei briganti per aggredire la gente, però vuole, come trova l'occasione, vuol far fuori per... non capisco io bene, cioè o sei con i ladri o sei contro, non è che ci stai e poi li fai ammazzare la prima che passa. Dacci la tua roba o ti accoltelliamo, urla uno di loro. Consideri le tue possibilità, dai tutto il cibo e oro e combatti. Naturalmente combatto, ovvio. E sai l'arma e ti prepari a combattere contro i criminali. Suggerimento: effetta una veloce risposta attaccando immediatamente dopo esserti difeso da un attacco nemico. Ok, quindi parata e attacco. O attacco e schivazione. Mi piace sto caricamento. Ecco, c'è una freccia nell'arco che non promette bene. Allora, difesa e... che non ha difeso niente. Aio. Aio. Sta prendendo sempre le botte invece. Aio, mi ha detto che... salta pure. Aio. Non è andata proprio benissimo. Anzi, direi per nulla. Prossimo attacco. Vale. E poi me lo ritrovo il punteggio basso, di vita. Termina la battaglia. Il vecchio leader dei banditi fa un cenno d'approvazione guardando la carneficina che si trova davanti a lui. Ti tende una mano. Il mio nome è Malacalipse, il bardo straordinario. Il suo sorriso si dissolve dinanzi al tuo sguardo raggiolante. Percependo la tua rabbia, alza le mani in segno di resa. Aspetta! Non siamo precipitosi. Avrei già sgozzato. Siamo nella stessa parte. Sono un onesto cittadino proprio come te. Ho lavorato con i ladri, sì, ma solo per il bene comune. Questo si sta strizzando osso. No, davvero. Stavamo uccidendo persone prima che io arrivassi. So che sembra una cosa brutta, ma guarda. Dice Malacalipse mentre raccoglie l'amuleto caduto e lo preme nella tua mano. È tutto perdonato, sì. Fissi la muleta, non ha un aspetto familiare. Oh, dice Malacalipse, guarda, grattandosi la testa. Apre una piccola borsa. Allora, questo è il tuo? Allora, qui mi sa che possiamo scegliere la muleta, perché c'è un leone, un egiziano,
un toro e un falco. Io scelgo l'egiziano, che adoro l'Egitto. L'amuleto del Re Sole, ti si addice, la somiglianza con gli lineamenti del viso è notevole. Sai una cosa? Io sono solo, e anche tu lo sei, dovremmo collaborare. È diventato amico, l'imbroglione, ma l'eclipse di imbroglione, cioè solo il nome, Forse è il caso che, forse è il caso che iniziamo a conoscerci meglio, dal momento che saremo amici per la vita. Affermo Malacalisse, dimmi da dove vieni. Vengo dal paese degli sgozzati che parlano. Allora, qui dobbiamo scegliere le carte, la provenienza del luogo. Ah no, qui è la faccia. Dai, scegliamo questa faccia qua, va. Poi l'aspetto. Ah, i capelli. C'è anche il colore. È il pelato pure. Ma io avrei i capelli lunghi, però vabbè, chi se ne frega, dai, scegliamo questo. Vai. Ah, l'amuleto. Ah, infatti cambia praticamente. Scelgo sempre questo che mi piace. E poi qua il colore della tunica praticamente. Scegliamo bianco, che ricorda un po'. Bianco e rosso ricorda un po' Assassin's Creed. Termina. Dalla fascia orientale? Ma dai, si trova della bella gente, ma dai, si trova della bella gente alla fascia orientale, un posto molto rassicurante. Ad ogni modo io voglio dire, noi, Sodale, dobbiamo dare dei soldi a Vignus della città dei ladri. È piuttosto arrabbiato con noi. Dovremmo viaggiare insieme verso Mirebridge per placarlo. Un po' di oro potrebbe essere d'aiuto, anche se ora che ci penso ho delle faccende da sbrigare. Ma la Calypso nota una bella commerciante mentre risale lungo la strada, quindi sarebbe meglio se ci pensassi tu, ecco, a ottenere l'oro. Ci vediamo direttamente lì. Questo è furbo, cerca di farmi fesso. Ah, qui abbiamo praticamente una strada completamente nuova di carte praticamente. Let us learn what sort you are. Lasciaci comprendere che tipo di persona sei. Wise? The circumstances under which you come here put the lie to that. Allora ragazzi, io penso al momento di concludere qui questo video, questa breve introduzione del gioco, diciamo come prima impressione potrebbe anche andare bene. Mi sembra che come grafica sia migliorata, anche se in realtà non mi ricordo molto bene la grafica del primo. Che vi ho detto, non ci ho giocato per così tanto perché l'ho provato sull'account di un amico e velocemente, diciamo, e quindi però mi sembra migliorato graficamente, anche se poi non straordinariamente. Mi sembra che il gioco in sé è il solito, però mi sembra che abbiamo anche più scelte, perché comunque se non mi ricordo male del primo non c'era la scelta totalmente negativa o totalmente positiva, c'era la scelta tipo mi paghi, non mi paghi. Però per esempio come prima unirsi ai banditi, sarei curioso di provare per vedere cosa succede. Secondo me fa in una maniera che poi li combatti ugualmente, perché sennò cambierebbe totalmente la storia. Poi questa credo che sia anche una specie di tutorial. Comunque ragazzi, vi ringrazio per la compagnia, vi ricordo di iscrivervi sul canale se non siete iscritti, su YouTube perché spesso, su YouTube e su Twitch perché spesso faccio le live su tutti e due i canali, e ci sentiamo a breve. Ciao a tutti belli.